Per parlare di speranza a chi è disperato bisogna condividere la sua disperazione. Per asciugare una lacrima dal volto di chi soffre bisogna unire al suo il nostro pianto. Solo così le nostre parole possono dare un po' di speranza e se non posso dire parole nel pianto, meglio il silenzio e la carezza. Così Papa Francesco ha parlato della delicatezza necessaria davanti al dolore degli altri nella catechesi della prima udienza generale del 2017 tenuta in Aula Paolo VI. Proseguendo le riflessioni sulla speranza cristiana, il pontefice ha contemplato la figura di Rachele, donna della Bibbia che ci parla, ha detto, della speranza vissuta nel pianto. Il libro della Genesi racconta che Rachele, sposa di Giacobbe, madre di Giuseppe e Beniamino, muore per dare alla luce il suo secondogenito, mentre il profeta Geremia la descrive come la grande matriarca che piange i figli di Israele morti andando in esilio. E non vuole essere consolata come le madri di oggi, inconsolabili davanti alla morte inaccettabile di un figlio. Però il Signore risponde a Rachele con la sua delicatezza e il suo amore e grazie al pianto della madre offre speranza per i figli che torneranno a vivere nella loro terra. Perché, ha commentato il Papa, tante volte le lacrime nella nostra vita seminano speranza. Come le lacrime di Maria sulla croce, che Gesù morente trasforma nel dono di una madre a Giovanni e a tutto il popolo dei credenti. Così, nel pianto, il Figlio di Dio è entrato nel dolore degli uomini. Quando qualcuno si rivolge a me e mi fa domande difficili, per esempio, ma mi dica, padre, perché soffrono i bambini? Davvero io non so cosa rispondere. Soltanto dico, ma guarda il crocifisso. Dio ci ha dato il suo figlio e lui ha sofferto. E forse lì troverai una risposta. Ma risposta di qua non ci sono. Soltanto guardando l'amore di Dio che dà suo figlio, che offre la sua vita per noi, può indicare qualche strada di consolazione. E per questo diciamo che il Figlio di Dio è entrato nel dolore degli uomini.